Il ministro Fitto, per attuare il PNRR puntiamo su semplificazione e rapidità. Il presidente Vignolini al tavolo della moda convocato dal ministro Adolfo Urso. L'oreficeria Made in Italy conquista il mondo con la fiera Vicenza Oro January 2023. Al Maison et Objet di Parigi va in mostra l'eccellenza manifatturiera italiana. Il ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR è intervenuto il 26 gennaio alla riunione della giunta esecutiva di Confartigianato. Il ministro ha sottolineato che la priorità del governo consiste nell'avere una visione d'insieme delle risorse del PNRR e delle politiche di coesione, per concentrarne l'uso su interventi realmente strategici da realizzare con maggiore semplicità e rapidità. Questi obiettivi, ha detto, verranno perseguiti con un confronto costante con le organizzazioni come Confartigianato. Il 23 gennaio è stato riconvocato il tavolo della moda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal ministro Adolfo Urso. In rappresentanza di Confartigianato Moda è intervenuto il presidente Moreno Vignolini, il quale ha espresso la necessità di programmare nuove politiche per far ripartire il comparto e di valorizzare l'artigianato e le piccole imprese anche attraverso l'esaltazione del processo produttivo, per arginare il fenomeno della contraffazione. Tra i temi affrontati, la carenza di manodopera qualificata. Si è conclusa un'edizione da record per Vicenza Oro January 2023, la kermesse che riunisce il mondo della gioielleria e che ha registrato un importante più 11,5% di affluenza rispetto all'edizione del gennaio 2020, oltre al maggior numero assoluto di partecipanti in 70 anni di attività. Raddoppiati i buyers esteri, con l'incoming estero che ha raggiunto quasi il 60% del totale, da 136 paesi del mondo, per un'edizione inaugurata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. La qualità manifatturiera espressa dalle imprese di Confartigianato è stata protagonista di Maison et Objet, organizzata a Parigi dal 19 al 23 gennaio. Molti i settori e i territori rappresentati dalle aziende di Confartigianato, ambasciatori dell'eccellenza Made in Italy: tessile, casa, oggettistica e design. All'inaugurazione ha preso parte, oltre all'ambasciatore italiano in Francia Emanuela D'Alessandro, il ministro del turismo Daniela Santanchè, che ha voluto incontrare le imprese della collettiva italiana, soffermandosi a lungo tra gli stand delle aziende di Confartigianato.